Davide Faraone, sabato e domenica a Palermo c'è Sicilia 2.0, già battezzata la Leopolda Siciliana. Cos'è e come nasce l'idea? Ma è un grande appuntamento che si ispira sicuramente alla Leopolda di Firenze, ma sui temi che riguardano il Mezzogiorno e la Sicilia in particolar modo, perché se c'è necessità di riforme in tutta Italia, in Sicilia questa necessità è ancora più alta. La Sicilia è una terra che non ha sfruttato appieno la sua autonomia, anzi è stata molto spesso quell'autonomia strumento per conservare anziché innovare. La Leopolda servirà per mettere in campo una serie di azioni, di idee, di proposte per cambiare la Sicilia. Innovazione, rischio, capacità, quali sono le caratteristiche che servono più alla Sicilia per risollevarsi? Ma la Sicilia serve innanzitutto il coraggio di una classe dirigente che guardi avanti anziché continuare a guardarsi indietro e a conservare tutto quello che non ha funzionato. Noi veniamo da una storia di assistenzialismo e di una concezione parassitaria della politica. Dobbiamo invece mettere in campo una serie di azioni che spingano la classe dirigente a autonomamente sfruttare le ricchezze della Sicilia. Non abbiamo bisogno di trasferimento di risorse da Roma, perché in Sicilia abbiamo la possibilità di investire sul turismo, sul patrimonio artistico e culturale, sulla grande capacità delle ragazze e dei ragazzi siciliani. Sono questi quindi i pilastri su cui poggiare il rilancio della regione, passando anche per la scuola ovviamente. Assolutamente sì, la scuola e l'università che saranno protagonisti di questa Leopolda sono indispensabili, perché noi dobbiamo costruire una classe dirigente formata, però la formazione non deve servire per poi costruire persone in grado di fare qualcosa e mandarle fuori a farla. Noi dobbiamo formarli e creare le condizioni affinché restino in Sicilia a mettere in campo tutto quello che hanno costruito al servizio della propria terra. Oltre a ospiti e personaggi delle istituzioni, già oltre 1000 persone hanno dato la loro adesione per partecipare. È una sorpresa tutto questo entusiasmo? Ma io direi di no, nel senso che la cosa bella intanto è che l'entusiasmo è spontaneo, questo per la Leopolda. Molto spesso siamo stati abituati a manifestazioni in cui si riempivano i teatri con i pullman organizzati dai politici. Tutti coloro che verranno alla Leopolda sono persone libere che hanno deciso di partecipare alla Leopolda e lo faranno con lo spirito di crescita e di mettere in campo delle idee che servono al centro-sinistra siciliano. Un ultimo appello per chi ancora non è convinto, perché partecipare? Perché è importante, al di là del luogo di appartenenza politica, al di là della storia, credo che ci terrà insieme in questi 2 giorni un'idea di futuro. E tutti coloro che vogliono partecipare e contribuire con idee ad arricchire queste idee sono i benvenuti.